Allora, continuiamo l'analisi degli elementi per la stesura di questo ciclo di lavorazione. Questo capitolo penso che voi l'avete già si è ampiamente affrontato quando si è fatto il discorso, diciamo, dell'introduzione del ciclo di lavoro, vero? I criteri per l'impostazione di un ciclo di lavoro. Questo l'abbiamo ampiamente fatto, quindi lo sorvolerei. Se avete dei dubbi magari chiedete, ma quindi chiaramente i criteri per l'impostazione sono minor costo o minor tempo possibile, quindi regime produttivo o regime economico. Poi, e questo ne abbiamo ampiamente parlato, poi volumi produzione, che ovviamente hanno un impatto con la scelta del ciclo. Poi chiaramente capire bene effettivamente come ottenere questo pezzo, quindi analisi delle operazioni di lavorazione, scelta, diciamo, delle risorse, quindi collegamento all'officina, capire le capacità che un'azienda ha di produrre e quindi come può essere influenzato, diciamo, la scelta produttiva che uno fa, vero? Cioè in che modo impatta sull'officina, sia in termini di performance, in base alle tolleranze che sono imposte nel disegno, sia come coda, come carico di lavoro, cioè se c'è un'officina che è già operata di lavoro e voglio realizzare un oggetto che ovviamente ha un impatto sui tempi, scelgo una soluzione di outsourcing o viceversa, chiaramente accetto una variazione del tempo di consegna. Chiaramente la scelta di produrre in outsourcing probabilmente dà adito a due problemi, anzi tre: la minore capacità di controllo, perché chiaramente controllare un'officina esterna non è come controllare un'officina interna. Secondo, il rischio anche del know-how, cioè di esportare parte delle conoscenze del progetto, anche se te confini queste, però comunque possono essere frutto di una copiatura. Terzo, quello comunque di avere un maggior costo, perché chiaramente spesso l'outsourcing comporta di per sé un maggior costo. Anche questo, però, il maggior costo è relativo, dipende dal periodo storico in cui ci troviamo. Dipende se c'è una carenza di produzione in generale, se c'è disponibilità di manodopera. Per dire, ora c'è una crisi forte del settore moda, se uno dovesse fare un outsourcing di confezionamento oggi troverebbe dei prezzi molto appetibili, perché in questo momento c'è uno scarico di lavoro nelle aziende e quindi per prendere il lavoro sono disponibili anche a prezzi più calmierati. In un periodo in cui invece c'è una saturazione del lavoro, è chiaro, l'outsourcing impatta con costi molto più elevati. Il famoso effetto leva, va bene? Ok, altro elemento importante l'abbiamo visto ieri, è la scelta del semilavorato, che è un elemento fondamentale, e questo mi ripeto a dire, ieri abbiamo speso una lezione per farvelo capire, è chiaro, arricchiremo questa lezione anche con l'esercitazione di laboratorio, dove voi stessi vi misurerete su certe scelte progettuali e che impatto queste possono avere sul ciclo di lavorazione. Però ecco, il semilavorato è uno degli elementi fondamentali, diciamo, nel caratterizzare sia i costi che i tempi. L'errore, diciamo, nella scelta del semilavorato di partenza compromette per gran parte costi e tempi. Trattamenti termici è un altro elemento importante, se vale la pena farli o non farli, hanno un costo e hanno dei benefici. Il primo trattamento termico viene in mente è quello di normalizzazione. Un trattamento di normalizzazione, quello abbiamo detto, aumenta il grano della struttura metallica, facilita diciamo, la duttilità del materiale e quindi, come capite bene, riduce un po' la tela durezza, perché ovviamente duttilità e durezza teoricamente vanno in contraddizione. Quindi aumentando la duttilità si diminuisce la durezza e questo facilita ovviamente le lavorazioni. Ovviamente ha un costo, però poi di contro ha un vantaggio in termini operativi. La scelta importante degli utensili, quindi utensili raffreddata d'acqua, raffreddata d'aria, che performance mi danno, l'impatto acqua, ora io sbaglio, sono emulsionante. Se l'emulsionante ha un problema anche di impatto sulla finitura superficiale dell'oggetto, perché come sapete potrebbe generare e facilitare l'ossidazione del materiale. Quindi che impatto questo può avere e via dicendo.
ovviamente l'utensile ad aria rispetto all'utensile emulsionante hanno un limite sulla temperatura, diciamo sulla velocità di lavorazione dell'utensile, perché l'aria, a differenza dell'emulsionante, ha una capacità termica minore e quindi nell'unità di tempo riesce a portare via un po' meno calore e quindi l'utensile è soggetto a una temperatura di lavoro più elevata. Ovviamente questo comporta che l'utensile deve essere fatto di materiale che è meno sensibile alla temperatura, cioè alla perdita delle proprie proprietà meccaniche in base alla temperatura raggiunta. Oggi anche su questo punto di vista abbiamo visto le aziende di produzione degli utensili hanno fatto fatti avanti molto molto elevati. Poi una cosa importante, il punto 10, che impareremo a farlo nel corso dell'anno, è quello della pianificazione delle lavorazioni, vero? Cioè in che modo all'interno di un progetto pianificare le varie lavorazioni affinché ovviamente sia traguardato il risultato finale, che è l'obiettivo, la consegna dell'oggetto, che è diciamo spesso una data contrattuale, chiaro? Quindi, come vedremo, mettere insieme le varie operazioni cercando di distinguere il percorso critico. Percorso critico è quello per cui le attività che lo caratterizzano, se spostate, vanno a impattare direttamente con il tempo di consegna. Quindi quando io ho un percorso critico, l'attività di percorso critico sono le prioritarie, perché se vado a toccare quelle, tocco automaticamente il tempo di consegna. All'interno di queste poi avremo le attività in ombra, chiamate, quelle per cui non hanno un impatto diretto sulla consegna finale, ovviamente possono essere entro una certa tolleranza spostate, tolleranza che mi dà diciamo, il processo caratterizzante, possono prevenire prima di montaggio, prima di un premontaggio, prima di alcune lavorazioni, però comunque hanno un intervallo di lavoro su cui io ci posso giocare. Questo che vuol dire? Vuol dire anche un impegno di risorse, io le dedico con maggiore attenzione alle attività critiche, chiaro? Quindi un'azienda, il gestore delle risorse, tenderà a gestire le risorse in maniera oculata, ottimizzandole sui percorsi ritenuti critici. Allora, l'eventuale presenza di trattamenti termici, questo diciamo a posteriori, non a priori, cioè quindi al termine delle lavorazioni, cosa comporta il trattamento termico? Il trattamento termico comporta sicuramente di lasciare dei piccoli sovrametalli, perché come sappiamo nel trattamento termico si va a impattare direttamente sulle dimensioni macro e anche micro dell'oggetto. Quindi chiaramente tenere conto di un sovrametallo che ripreveda una rilavorazione di finitura. Chiaro? Allora, attenzione appunto a certi trattamenti termici, tipo la cementazione o la nitrurazione, che effetto hanno sul materiale, chiaro? Perché ovviamente, come già detto, la cementazione non può essere fatta su tutti i materiali, ma solo su alcuni. Soprattutto poi tener conto che se fa un trattamento termico e cementazione e poi vado a fare un trattamento di rettifica, attenzione che la rettifica non vada a portare via completamente la superficie trattata. Quindi tener conto di questo aspetto. Allora, una cosa molto importante, i trattamenti termici. I trattamenti termici, tra tanti problemi che possono generare, tendono a variare anche la dimensione dell'oggetto. Per esempio, se c'è un albero lungo con un trattamento termico, questo trattamento termico potrebbe deformare l'oggetto. Chiaro? Per evitare questo, va opportunamente vincolato l'oggetto in fase di trattamento termico, affinché non subisca delle deformazioni indesiderate. Molte volte i trattamenti termici vengono usati anche in maniera un po' furbesca da alcune aziende per migliorare certi comportamenti dei materiali, soprattutto quando ho diciamo, dei materiali soggetti a deformazione, per cui la deformazione è un limite, è un valore contrattuale da controllare, per cui l'oggetto sotto cario non si deve deformare, la famosa linea elastica dell'anno scorso, va bene? Non si deve deformare al di sopra di un certo valore. Se questo avviene, molte volte si fa dei trattamenti termici localizzati ad hoc per creare in quella parte un aumento delle proprietà meccaniche e impedire che nel punto che si misura si verifichi la deformazione al di sopra di quella desiderata. Questo è uno degli atteggiamenti e degli accorgimenti spesso ricorrenti, soprattutto nei arroponti o comunque nelle macchine soggette a cario, è uno degli elementi su cui il tecnico
che fa la cosa è uno che ha una certa sensibilità al problema, sa dove intervenire, sa, è uno degli elementi su cui si gioca il collaudo finale, perché se sbaglia quell'operazione il cliente, ovviamente non rispettando contrattualmente i valori, può rifiutare l'oggetto. E su, è proprio frutto di questo lavoro, è proprio un vostro collega uscito da questa scuola che ora si trova in questa azienda a fare questo lavoro, che già ha imparato questi piccoli accorgimenti che gli permettono di poter, diciamo, far accettare una commessa al cliente anche in presenza di piccole difformità, che piccole chiaramente, che potrebbero compromettere la consegna, e quindi un impatto economico notevole. Abbiamo immaginato un cliente che rifiuta un carro ponte, una consegna di un qualcosa che ha un costo di qualche milione, che impatto può avere se pagano l'oggetto per l'azienda? L'importanza di questo soggetto che va a fare questo collaudo insieme al cliente, e la sensibilità all'accoglimento di intervenire di fronte a un piccolo problema, perché fanno un pre-collaudo prima di andare in collaudo finale al cliente, e capire dove intervenire in tempi brevi anche in cantiere per risolvere il problema e non creare conseguenze. Non a caso avranno un contratto, no? Sì. Il cliente è chiaro, quindi se non rispetti contrattualmente se lo rifiuta e non te lo paga. Quindi se te collaudo finale da un esito negativo, quello blocca una bella fetta di pagamento. L'abbiamo visto anche andare fatto l'esperienza della Bertolotti, cioè spesso c'è il 30-40% e collaudo finale, c'è una bella fetta di contratto. E vi dicevo, appunto, è proprio un ragazzo, un alunno, figlio di questa scuola, che sta facendo questo lavoro e che sta guadagnando, sta andando a tornare da poco dall'India, dove anche lì ha fatto un collaudo presso un cliente, cioè per dire, cioè poi chiaramente sarà la minoranza di voi che andrà a fare questo lavoro, no? Perché bisogna avere passione, cultura, occhio, cioè bisogna essere anche un po' portati, non è la scuola che vi dà tutte queste informazioni, è anche la natura, no? Se uno nasce per fare una certa cosa, non nasce. Però ecco, mi faceva piacere, parlandoci in questi giorni, sentire la sua felicità, perché tornando dall'India aveva fatto un collaudo verso un cliente finale, aveva avuto successo e di ritorno ha avuto il suo premio, chiaramente a livello economico, e quindi era completamente soddisfatto. Quindi voglio dire, è un settore su cui ce n'è veramente tanto di bisogno, c'è il rischio che qualcuno di voi dopo un anno che lavora in un'azienda già abbia un ruolo così importante, quindi se lo senta di dire sono responsabile di tutto questo, chiaro? Anche solo partire, fare un viaggio in India, andare in un posto dove chiaramente la realtà è completamente diversa da quella che ha sempre vissuto, e trovarti per conto dell'azienda ad essere responsabile di una commessa che comporta un esborso economico, una perdita economica importante, qualora l'esito del tuo lavoro non sia ovviamente idoneo. Capite bene? Uno si sente anche protagonista in tutta la parte del proprio lavoro, no? Non è il lavoro solito in ufficio, appoggiare sempre un pulsante o vedere passare la macchina e mettere la solita vite. C'ha un impatto diverso sull'aspetto produttivo dell'azienda. E, ripeto, il vostro diploma oggi vi permette questo, vi permette che le aziende vi prendano a breve, se vi vedono in un certo modo, vi mettono direttamente alla prova in questa maniera. Ok. Prevedere poi una cosa importante, le operazioni finali, cioè quindi le piccole operazioni che vengono fatte sul pezzo e per poi consegnare l'oggetto al cliente. Piccole operazioni importanti vengono fatte alla fine, perché? Perché farle durante una fase precedente potrebbe danneggiare l'oggetto stesso, o perché è fragile o perché comunque impatterebbe sulle operazioni che si vengono a fare. Quindi piccoli montaggi, piccole filettature, piccole situazioni in cui si lascia alla fine del ciclo, perché potrebbero avere un impatto e quindi rovinarsi durante la fase lavorativa. I controlli finali, controlli dimensionali, controlli che abbiamo detto ora, collaudi finali, importante, perché diciamo queste possono avere un impatto sull'accettazione del cliente. Un'altra cosa importante, soprattutto nelle aziende ISO, questo, che sono praticamente tutte, perlomeno le metalmeccaniche lavorano a un certo livello, le ISO prevedono che tutte le operazioni vengono certificate, quindi tutti i passaggi lavorativi vengono registrati e si è data evidenza al cliente. Cioè il cliente in qualsiasi momento può venire e visionare il processo produttivo con i controlli avvenuti, perché vuol vedere come il proprio prodotto, la storia del proprio prodotto. In questa fase può capitare che durante le lavorazioni ci sia
fuori con l'auto, cioè un oggetto che non rispetta in pieno la tolleranza dichiarata. A quel punto nasce quello che si chiama un VC3, un verbale di collaudo, che evidenzia il problema. La gravità del problema può essere o impatta fortemente sulla funzionalità dell'oggetto, allora in quel caso lì va direttamente all'ufficio tecnico, l'ufficio tecnico stabilisce se quel difetto può comportare una non funzionalità dell'oggetto, quindi una capacità di resistenza. In quel caso lì, una volta l'esito favorevole del ufficio tecnico, è comunque soggetto alla validazione del cliente, perché comunque tutti quelli che sono tutti i verbali non idoneità delle operazioni prevedono spesso a livello contrattuale che comunque sia approvato anche dal cliente finale, perché altrimenti se non lo fai approvare dal cliente finale tu corri il rischio che alla fine il cliente, la visione degli oggetti con l'ispettore, ti contesti quell'operazione e addirittura può essere un motivo di rifiuto della omessa o comunque motivo di trattativa economica a posteriori, che è molto meglio affrontare eventualmente prima, perché uno sceglie: se mi chiede uno sconto di troppo, preferisco rifarlo e non affrontare una non conformità che mi comporta una perdita economica rilevante. Chiaro? Ci sono poi delle non conformità più semplici che ovviamente di me. Non deve essere molto più, cioè, privato quando gli faccio un oggetto. Non mi capito. Ma lei ha detto che il cliente può andare a vedere nell'azienda se... è chiaro, io sono una vera non deve essere tipo un po' privato questa cosa? Eh no, se no tu sei ISO, cioè se tu vuoi fare l'ISO e tu vuoi fare il privato e tu sei contraddittorio. La ISO vuol dire mettere proprio in evidenza il tuo processo produttivo e come funziona e registrarlo per darne evidenza a terzi, non registrarlo per benessere, registrarlo per dare evidenza a terzi, quindi il cliente in qualsiasi momento, ricordatevi, e poi se lo faremo magari alla fine, essere in qualità ISO 9001 non vuol dire che il mio pezzo è migliore di tuo, ma vuol dire che ti garantisco che venga fatto in questa maniera, che non è detto sia il modo migliore di farlo, però io te lo dichiaro e te in qualsiasi momento puoi verificare, io lo faccio, me lo dichiarato. Quindi è un'evidenza contrattuale, non è un'evidenza qualitativa, cioè il mio pezzo è migliore di un altro, no, è fatto come te l'ho dichiarato e te in qualsiasi momento, siccome è registrato, rintracciabile, tu puoi verificare che io l'ho fatto come tu me l'hai chiesto. Chiaro? Questo vuol dire. Allora non ti fa ISO. Non ti fa ISO. È una scelta tua. Cioè la ISO non è un obbligo contrattuale. È chiaro che ti dà, nei confronti del cliente, una PIL maggiore. È chiaro, il cliente, tu sai, sa ISO, compra più volentieri da te, oppure fa una selezione sul cliente ISO. Se non sei ISO non ti compra la roba. È chiaro che mette sui... Allora, non mettere in mercato il know-how, cioè non è che te al cliente gli dai il disegno di tutte le fasi o il ciclo di lavoro, però gli fai vedere come l'hai fatto e che rispetta il piano di collaudo che ti sei dato, chiaro? Gli dichiari in che fase fa controlli, quindi lui sa quante volte controlli il pezzo, gli dichiari come qualifichi i fornitori che ti forniscano il materiale, perché anche questa è un'evidenza di come lavori, no? Sono fornitori tutti qualificati, come hai fatto a qualificarli? E mi devo dare evidenza della qualifica dei fornitori. Chiaro? Sono tutti atteggiamenti che dimostrano che ciò che ti vendo è garantito che sia fatto bene, che sia fatto come se l'ho venduto. Chiaro, se io ti vendo un albero di un C40, è chiaro che è peggio di un acciaio fatto di un acciaio legato cromo molibdeno, però se l'ho dichiarato il C40, te l'ha comprato il C40, non è meglio di quello cromo molibdeno, ma il C40 me l'ho venduto e ti vendo un C40, un certificato che ha queste caratteristiche, l'importante è che ce l'abbia le caratteristiche che tu mi hai venduto, chiaro, e chi abbia il certificato me lo garantisce, chiaro, non vuol dire il migliore in assoluto, non fate confusione, perché molte volte la parola qualità l'abbinate alla hai fatto bene, no, è fatto come sono dichiarato e sia fatto, se poi il dichiarato sia fatto né bene, te tu l'hai accettato e tu l'accetti perché non è così, chiaro? Cioè non vuol dire, e poi ricordatevi, la qualità non si basa sul pezzo ma sul processo produttivo, si qualifica, no, non posso dire questo mouse è ISO 9001, assolutamente vietato. Io dico il processo produttivo che produce questo mouse è ISO 9001, il mouse non è ISO 9001, il prodotto non è ISO 9001, è il processo che lo produce, chiaro?
Ci siamo? È fondamentale. Cioè io posso dire sta bottiglia o questo oggetto, il telefono ISO 9001. Non è il telefono ISO 9001, è il processo produttivo che lo produce. Chiaro. È chiaro che un prodotto esce da un processo ISO 9001 è fatto e garantito sia fatto in un certo modo, perché il processo ha come obiettivo farlo in un certo modo, ma non è il prodotto che è certificato, è il processo produttivo, chiaro? Perché tu certifichi, no, il prodotto, cioè l'ISO 9001 è un'evidenza contrattuale, non è per vendere un oggetto, non è un marchio di qualità dell'oggetto, intendi? È un marchio di qualità del processo, dell'azienda che produce, chiaro? Cioè? Nel senso, io ti assicuro che questo può essere fatto in questa maniera, ti assicuri il venditore. Ho capito, però te dai evidenza oggettiva di questa assicurazione, come fa a dargliela? Non lo so. Non lo sai. Te la stai mostrando. È chiaro, però l'ho capito, se tu devi mostrare tutti i processi produttivi significa essere certificati. Cioè se te accetti di registrare tutti i tuoi processi produttivi, dalla progettazione alla produzione, perché tutto quello, le comunicazioni sono tutte registrate, anche come l'ufficio tecnico comunica con l'ufficio produzione, è certificato, chiaro? Quindi ci sarà un programma, un software, è tutto certificato, è rintracciabile. Al momento che ti dimostro e fa tutto in questa maniera, ti posso dare l'evidenza, mi posso certificare, chiaro? Cioè, l'obiettivo poi è quello, no? Avere un'etichetta che mi permette di garantire il cliente su quello che fa. Se questa etichetta non ce l'ho, il cliente questa etichetta se la deve costruire con un contratto macchinoso. Ma allora molto meglio dire, so che sono 9001, basta. Quindi so già che cosa mi garantisci e io nel contratto ci metto che una volta ogni due mesi venga a controllare l'applicazione dell'ISO. Chiaro? Diventa più facile anche a livello contrattuale la relazione. Sennò ci sono strettamente tutta una serie di voci che sono quelle poi delle ISO, che allora tanto male che c'abbia la ISO, no? Allora, poi lo dice chiaramente, le operazioni finali di rettificatura sono fondamentali, perché dipende dove blocchi il pezzo, se sbagli a bloccare il pezzo, quando rettifichi, compromette le superfici finite. Chiaro, ma questo l'abbiamo già detto. Allora, questo già detto, va bene, questo lo sappiamo, nella stesura di cartello di lavorazione, ogni volta che il pezzo si movimenta o si ruota, cambia la fase. Questo pezzo ormai l'avete capito. Benissimo, e ora si entra in ciclo di lavorazione. Allora, ve lo dico prima perché a scanso diciamo di polemica, non tutte, è la prima volta che il disegno si fa così, io un po' lo sto cercando di imporre, però mi può capitare di trovare questa contraddizione, che molti non conoscono la differenza tra i cartellini e fogli operazione. Questo non vuol dire che voi non avete ragione, chiaro? Perché c'è tanto di libro e tanto. Però vi può capitare che qualcuno fa confusione tra due, anche in azienda, chiaro? Quindi voi prima dovete conoscere come è la realtà e poi cercare di capire dov'è l'artefatto e magari accettare l'artefatto, ma non dimenticare la realtà, chiaro? Ci siamo? Cioè molte volte, se siete vittime anche voi, l'anno scorso avete un po' confuso le due cose. Chiaro? Il che non vuol dire non vada bene assolutamente. Si fa qui in modo, se andate in un'azienda dove si fa questa confusione, la dovete accettare. Però dentro di voi c'è la cosa fatta bene, quindi magari un domani vi fate presente la cosa fatta bene sarebbe. Chiaro? Ci siamo? Ma questo può capitare anche a scuola, anche all'esame. Perché se magari non ti so io, c'è un altro, questa confusione è ricorrente. Perché mi è capitato anche da avvisare che il ragazzo ha portato ora, ha fatto l'esame per diventare insegnante e mi ha detto, il professore, c'è un'ignoranza diffusa che fa paura, cioè la stessa omissione non conosceva questa cosa, quindi questo mi può capitare. Ok, c'è tutto il libro, tu c'è tutto, è fatto benissimo questo libro, se no non lo seguirei. Tu stai la prima volta a seguire un libro, mi ha abitato a seguire un libro, mi sembra, no? Mi sono ormai da 4 anni. Ecco, te lo può vedere, guarda. Qui c'è già degli esempi. C'è proprio degli esempi su cui lui sviluppa un cartello di lavorazione su un pezzo.
quindi avrai modo anche di vedere l'esempio, c'è nel libro. Comunque, il carto di lavorazione ha nella parte alta le caratteristiche generali, ovvero la denominazione, il nome. Già sullo spento. Ma ragazzi, ma ancora siamo a spento il cellulare in quinta. Ma come si fa? Andai in bagno se sei stanco, madonna. Questa roba poi la voglio sapere bene. Io non credo bene. Denominazione, il nome dà l'oggetto. L'eventuale trattamento termici che pensi di fare. Questo perché poi comunque ripeteranno sotto, però qui già ti dà un'idea, dai a chi diciamo deve fare il progetto, dà un'idea di quale può essere il flusso logico dell'operazione. Il numero di ciclo, come fosse un disegno. Il numero di complessivo a cui si riferisce questo cartellino. Il numero di particolare a cui si riferisce questo complessivo, che è la bollatura, ritorna? La quantità di pezzi da produrre, ovviamente il diritto d'autore, chi l'ha fatto, chi lo firma, che può essere diverso dal compilatore, chiaro? Può essere il capo ufficio che firma, il compilatore lo esegue, la data di esecuzione. Poi, le caratteristiche del materiale e il semilavorato di partenza. Quindi, il materiale, le proprietà meccaniche, il sigma di rottura e la durezza. Il peso, questo è importante per la movimentazione, ricavato da cosa, da quale disegno, da quale oggetto deriva il semilavorato. Va bene? Questo è il cartellino di lavorazione. All'interno del cartellino di lavorazione mi sembra ci sia questo esempio. Eccolo qua. Questo è l'oggetto da realizzare. Ok? Vedete? Quindi un perno, un alberino che ha un foro cieco e ha due spallamenti con un raggio di raccordo con l'evidenza del tipo di forma che quindi impatta sull'utensile che ve lo deve realizzare. Va bene? Questo smusso qui è un raggio di raccordo che è quotato e quindi dovete stare attenti in fase di esecuzione non dell'utensile ma tantomeno ma quanto del CNC, vero? Perché d'accordo questo si fa attraverso un'operazione di movimento utensile. Ci siamo? Avete in evidenza le rugosità, ovviamente come sapete dove non sono riportate le rugosità, ok? Sapete che è riportato un basso il valore di rugosità di quello dichiarato, questo lo sapete, no? Quindi dove non è dichiarato la rugosità, non è che non ha rugosità, ma il valore è riportato qui. Va bene? Questo sapete, la rugosità di fusione, che non la rilavorate, ok? Quindi, come vedete, avete un 3,2 su questa superficie, un 1,6 su questo foro, 1,08 su questo spallamento, 1,3,2 su questa superficie, 0,8 su questa, qui non è dichiarato, quindi teoricamente sì, la generale però non è riportata, quindi sotto riportare rugosità dichiarate, quindi chiaramente vuol dire lasciarla allo stato di fusione, ok? Cioè dove non dichiarate vuol dire non lavorate, lasciate come vengono dal grezzo, quindi questa è una superficie grezza. Ora, siccome questo ha un diametro H11 F40, cosa vi importa, cosa vuol dire se questo non lo dovete lavorare, il fatto che sia H11? Bravo, dovete stare attenti, il semilavorato di? Non si può partire da una barra di laminazione, ma bisogna partire da una barra o rettificata o trafilata, facendo attenzione se la barra trafilata ha questo tipo di tolleranza garantita. Chiaro? Perché non la dovete lavorare. Tutto chiaro? Sì o no? Bene.
Qui poi avete riportato il materiale e tutto, va bene? Quindi riportate tutte le caratteristiche, rilevato da dose, spezzone calibrato, quindi è un pezzo rettificato, chiaro? Quindi la barra rettificata, ritorna? In H11 con il diametro di partenza, F40x93. Il pezzo, come vedete, se sommate è 90, quindi avete 3 mm sul metallo d'ambolati. Ci siamo? Allora, le fasi del cartellino. Il prelievo da magazzino con la sega, con l'operazione di segatura, taglio di spezzoni, ritorna? Fase, utensili e macchina. Va bene? Poi, le operazioni utensili, asportazione truciolo, come vedete avete il tipo di utensili, gli strumenti, compresi gli strumenti di misura, la macchina, meglio se qui sotto c'è proprio la matricola, perché se avete più torni, su quale tornio lo volete fare? Chiaro? Sarebbe più idoneo, perché te tu hai proprio l'identificazione chiara, altrimenti tu lasci la libertà al prodotto, a chi ti fa il pezzo, di scegliere la macchina su quello qua, chiaro? E le operazioni che poi ritrovi in foglia analisi. Chiaro? Nella successione corretta, quindi fase, numero operazioni. Chiaro? Chiaramente indicazione anche di dove blocchi il pezzo. Non è riportato l'eventuale sistema di bloccaggio. Può essere riportato anche il sistema con cui lo blocchi. Ah sì, scusami. Bene, l'ho riportato. Chiaro? Poi, fatto questa lavorazione, lo rigiri, chiaro? E fa l'operazione di foratura, chiaro? E qui rilevamenti, cambia, no scusate, questo rimane la stessa cosa, cambia fase, perché c'è praticamente come se cambiasse, si passa da una fornitura a una foratura, è come se cambia, siccome si cambiasse l'operazione, chiaro? Perché chiaramente anche se la fa nel tornio la foratura, però è un'operazione diversa dalla fornitura e quindi cambia fase. Questo è un caso particolare. Ma lo so che l'ho premesso prima di partire, non mi dire non avresti fatto. E questo è il fatto bene, poi si fa in tanti modi. Poi si rigira, cambia fase, lo blocchi qui, ovviamente tieni conto, lo blocchi qui, controllare o non l'ha portato finito. Siccome l'ha portato finito, vedi, 30x40 è questo, chiaro? Devi controllare. No. Quindi lo puoi bloccare lì, chiaro? Se era 0,8 non lo dovevi finire, chiaro? Lo giravi, lo lavoravi, poi lo dovevi mettere su un trascinatore e fa la finitura. Bene, una volta l'hai girato, capovolgimento del pezzo è bloccato il lato centrante, diametro di 30, ti dai il diametro su quello blocchi, lo lavori, chiaro? Ti dà il tipo di utensile, chiaro? La denominazione dell'utensile è fondamentale, ricordatevi, perché qui c'è una lavorazione quotata, chiaro? Quindi qui quando fai questa lavorazione qui, la gola deve essere quotata, chiaro? Ci siamo? Bene, il trattamento termico, mi vedi, non ha operazioni, ha semplicemente dove lo fai, però cambia fase. Dopo che ha fatto il trattamento termico, riporti la fase nuova, riblocchi dove 3 e 2 e vai a rettificare, il figurino vede evidenza la riga nera,
questo siete abituati, marca la superficie da lavorare, questo siete abituati. Il figurino non lo fate più col marcato. No, noi si parte dai pezzi, la campitura, da ingrigio, si fa la campitura e via via si dà la forma. Qualche volta però forse è più chiaro con la campitura. No, questa è la norma. Io vi spiego a norma, poi voi potete fare che vi pare. Questa è la norma. Si può mettere anche A senza l'H, ti si intende, però la norma dice con l'H, chiaro? Cioè il disegno, questo è disegno te, è norme di disegno te, norme, non è che lo stabilisco io, capito? Vedi, marca solo le superfici lavorate, chiaro? L'ampitura non c'entra nulla, c'è per evidenziare il foro, ma non perché evidenzia la lavorazione. La lavorazione evidenzia il percorso dell'utensile. Chiaro? Tutto chiaro? Chiaramente perché devo rilavorare questo? Perché lo devo portare. Chiaro? Ci siamo? Cosa? Su? Come? Tu metti la mola e poi te l'utensile. Sì, lo metti rettifico, nella rettificatrice. È più comune. Però delle volte si rettifica anche il tornio. Però insomma, solitamente si mette rettificatrice. Va bene? Chiaramente poi, quando mettete lo strumento di misura, lo strumento di misura deve essere adeguato rispetto a che misuro. Siccome misuro il millesimo, deve essere uno strumento millesimale. Non può misurare un centesimale, mi raccomando. No, bravo, non vedi, non ha la sensibilità giusta. Non percepisce il millesimo, va a decimo, va a centesimo, chiaro? Ok. Il controllo dimensionale, perché qualcuno di voi mi dice l'hanno messa a parte? Perché questo è un controllo dimensionale finale. Quindi smonti il pezzo e lo controlli. Soprattutto magari lo fa anche raffreddare. Perché se te misura a caldo, le misure, soprattutto le millesimali, sono tutte sballate. Noi a un'infarte siamo andati, prima di togliere il pezzo, cioè no, prima di togliere il pezzo si controllava. Però si dice lui che ogni volta che il pezzo è adattato. Dipende, allora, questo è un controllo in fase di lavorazione. Questo è un controllo dedicato a parte. E qual è il controllo in fase di lavorazione? Questo. Quindi non c'è lo scritto, ma che è sottoteso. È chiaro, se ti usi un micrometro, dopo la rettificatura, via via tu rettifichi, anche perché te che fai? Tanto è scritto nella fase sopra. Qui? No, sopra. Cioè, smontaggio pezzo e controllo. Qui c'è. Chiaro. Però questa operazione è a parte, perché? Perché teoricamente lo può fare anche su una DEA, ora qui non c'è stato riportato, lo può proprio mettere una macchina utensile specifica solo per il controllo dimensionale. Questo però è una finezza, che sfuma, è una sfumatura. Allora, ora che si fa? Le operazioni prevedono, le fasi e prevedono le operazioni sotto, vengono affrontate nel foglio analisi, con tempi e parametri di lavorazione. Perché vedete qui non c'avete né tempi né parametri di lavorazione. Foglio analisi lavorazione operazione. No, qui c'è il totale. E lì tu ti riporti il totale di questa fase, che è riportato sotto, fa la somma di foglio analisi. Quando fai foglio analisi che fai? Rifai il figurino, chiaro? Riporti l'operazione, ogni operazione ha un foglio analisi, ricordatevelo. Chiaro? Ogni operazione prevede le operazioni. Chiaro? Quindi numero di ciclo, disegno e la fase. Per la fase riportate gli utensili e il dettaglio delle operazioni con i parametri di lavorazione e i tempi. Tempi morti, tempi di preparazione, tempi di sorveglianza e tempi di smontaggio. Questi vi impareremo a calcolarli. Chiaro? Va bene?
per esempio prendere il pezzo e montarlo, qui c'è dei tempi, qui lui ci ha riportato solo i tempi vivi, chiaro? Per quelli di lavorazione. Ci siamo? In centesimi di minuto. Sono 0,90 centesimi di minuto. Se dopo un minuto devi fare un rapporto, devi fare 0,90 centesimale sta a secondi, o a minuto a secondi, chiaro? Uguale a 100 sta a 60. 60 secondi. Poi se si fa tempi si riguarda meglio, eh. Che può farmi capire i tempi è quello prima di questo. Però prima volevo fare questo, in modo che ho impostato la festa. E ora poi si va a riempire il foglio. Se si faceva invece prima tempo, mi diceva, ma perché tutte sto assieme? Ora lo capite perché. Dopo impareremo a riempire queste quattro colonne. Però prima impostiamo bene il lavoro e poi riempiamolo. Perché se si sbaglia a impostare il lavoro, il riempimento viene sbagliato. Sicuramente voi avevate un'impostazione diversa, lo so, me lo dite, ve l'ho premesso, lotterò per questo, con scarso successo purtroppo, però lotterò, perché se anche uniti si insegna male, finirà la scuola. Posso sapere il professionale che si voglia un po' semplificare le cose, perché magari gli arriva, uno lo legge, lo deve eseguire, ma voi non dovete eseguire, voi dovete farlo. Se progettate un qualcosa di così è più chiaro o no? No, soprattutto è più chiaro anche che fate. Qui scegliete i tempi, qui scegliete il processo, cioè, sono proprio fasi intellettuali di pensiero diverse. Mi seguite? È più diviso nella testa. Invece voi per ora siete tutto un po' confuso, macchina, lavoro, operazione, tempo, lavoro, cioè casino della Madonna. Dai, il trattamento termico non pensava nemmeno. Ragazzi, ma vi siete feriti, non c'è bisogno. Le aziende sono queste figure, con questo hanno scienza. Certo, la parte di qua ci vuole anche chi insegna si sforzi di imparare anche l'uomo e insegnare meglio. Non di venire qui e fare un argomento per passare un'ora, tanto da fare 10 minuti, vuole l'area bimbo e lavoro, è un va così. Quando devo via da qui ho la scienza di essere a postissimo, che ho dato il meglio di me stesso. Però purtroppo questa sensazione non è spesso condivisa e questo mi fa soffrire infinitamente. Bene, quindi qui ogni operazione voi chiaramente riportate le operazioni, va bene? Guardate quante operazioni c'è nella fase 20, va bene? Chiaro? Cioè, tutte proprio anche fermo la macchina, chiaro? E riporto i tempi, chiaro? Ci siamo? Vedete? Quanto più di dettaglio è, quanto più precisa è la misura dei tempi. Chiaro? Scusa? E le parametri di lavorazione, nelle fasi di lavorazione. Tutto c'è tutto qui. L'unica cosa che manca in questa fase è la potenza. La puoi riportare o non riportare, il fatto di averla. Qual è? È il fatto che tu sai se quella macchina idonea fa quella lavorazione. Sì, di fatto però tu sai già a monta della scelta il tornio e questo tornio già può fare questa lavorazione e può fare questo avanzamento, chiaro? Perché profondità e avanzata ovviamente danno origine alla potenza e se non ha la macchina potenza giusta non tu la fai. Ok? E qui poi riparte il calcolo dei tempi. Tempo macchina, tempo manuale, tempo operazione, tempo assegnato. Chiaro? Diciamo? Poi vedremo in dettaglio la differenza nel capitolo prima. Qui dice, poi vedi, non tiene conto degli effetti stancanti, poi lo vedremo. Tutto chiaro per ora? Avete dubbi? No. Bene. Qui, ora lui qui ve lo fa per uno solo, ve lo fa solo per la fase 20, ma teoricamente voi questo tipo di ciclo lo dovete fare per la fase 40, per la fase 30, per la fase 60, dove c'è le operazioni riportate, va bene? Dove non c'è operazione ovviamente no.
anche se teoricamente il conto dimensionale può comportare un tempo, uno lo può, però lo potete riportare direttamente qua. Anche perché qui poi cosa riportate? Il tempo totale della serie d'operazione che avete fatto, chiaro? E calcolate il tempo totale di ciclo di lavorazione, chiaro? Dubbi? No. Perfetto.